possiamo iniziare. Benvenuti alla nuova sessione su Persona 4. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che, beh, a causa di mancanza di oggetti siamo dovuti uscire dal dungeon. Solo che dal momento che non avevo neanche l'oggetto per uscire, mi sono dovuto fare tutti i piani dal settimo fino al primo. Una balla enorme. Soprattutto perché i piani sono randomici come costruzione, quindi bisognava comunque stare attenti ai nemici, soprattutto dal quarto in poi. Mamma mia, che balla. Ok, anche una bella domenica, quindi che possiamo fare? Siamo qua alla Samegawa Flood Plain. Quindi non lo so, perché comunque sia non è giornata per lavori piccoli. Di nuovo, vai via! Ogni volta si incastrano. Andiamo in città, dai. Vediamo un po' dove andare. No, a casa no, proprio no. Ok. Andiamo da Jones. Vuole che andiamo insieme da qualche parte, mi sa. Ma perché Cino? No, non sono affatto stanco, tranquillo. Certamente. Sì. Sì. Rilassiamoci un po', dai. Ma voglio passare il tempo con Cie. Devo capire come si fa, perché ho comunque sia un persona della classe Chariot, quindi perché non me lo fa fare? Maledizione. Troppo Yosuke. Ho bisogno di passare il tempo con Cie. Cie. Cinema? Andiamo al cinema. Inzica. Siamo arrivati in città? Ah, l'area di città, eh? Sì. Storia già sentita. No. Se fossi Teddy avresti già fatto delle battute squadide con la parola orso, con il fatto che mi chiami Sensei, quindi per adesso no, assolutamente, tranquillo. Stafava! Teddy Scoot stafava! Cioè... oggi hai più capelli? Oddio! Perché? Ma perché questa risposta? Oggi sembri più capelluto! Perché? Ma... non lo so veramente. Giuro che non lo so. Allora, Teddy Scoot lo... escludo dal principio, proprio no. No. Quindi vediamo. Ma sì, dai. L'abbiamo fatto spaventare, bene. Ah, anche sorriso, perfetto. Che dovremmo fare? E deve essere Cie. O i genitori. No, Cie. No, genitori. No, spam. Ah. Oh, cacchio. No. Perché non li blocchi? Ah, proprio. Si preoccupa troppo degli altri, cacchio. No, e io chi sono? In che senso film strano war? Cosa vuoi dire? Oddio. Ci siamo adesso noi, dai, anche Cie, se solo qualche volta si degnasse di venire. A parte per salvare... magari diventa più loquace, più tranquillo quando salviamo Yukiko. Mi sembra anche giusto. Oddio la risata!
Oh, l'entusiasmo di Yosuke. Yosuke. Mi devo fissare che devo chiamarlo Yosuke, no Yosuke. Yosuke. Eh sì, lo capiamo un po' di più. E quindi... Eccola! A livello 3. Perfetto. Ah, pure più determinazione. Ottimo. Ah, un attacco conseguente? Sì, mi sa che è quello. Ah, perfetto. Ovvero che quando un avversario è a terra, uno dei miei compagni farà una mossa in automatico. Buono, buono, buono. Sì, un bel souvenir per tutti. Tanto non prenderemo mai. E si torna a casa. Ciao. Ma... Ah, Dojima, finalmente! È arrivato! Ah! E però sta dormendo, giustamente. Non sta mai a casa, quest'uomo. Secondo. Ok, sono curioso, mi fa studiare anche oggi, nonostante tutto. Curioso, curioso. Aspetta. Oh, giusto. Via, facciamo le buste. Quante sono? Molto noioso però, ma tanto. E però la mia diligenza, la mia attenzione è aumentata. Sì. Vabbè, lavoriamo in maniera meticolosa, forza. Rendere la noia un gioco. Cacchio, 2000! Ah, perché ho lavorato bene, ecco perché sì, perché effettivamente l'affissione diceva da 1000 euro in poi, 1000 euro, sì. Sì, figurati, 1000 euro per fare delle buste. 1000 yen in poi, quindi 2000, perché ho lavorato diligentemente. Ok, buono! Buono. Quindi ho ancora 2 giorni, diciamo. Cioè, vabbè, prima che inizi la pioggia... Ok, e senti, tempo di origliare! Ah sì, questo lo sapevo, sì. Ah! Anche se sei già in un club di sport puoi comunque entrare! Oh! Penso che dovrei unirmi a vari club, così posso mostrare che sono veramente una giocatrice, una vera giocatrice di squadra! Beh, cioè di squadra sia nello sport che nella cultura. Gente che corre. Curioso di vedere, ma faremo anche lezione oppure sarà solamente... mi dai direttamente dopo scuola? Ah no, arriviamo... doppia sessione! C'è! Eccoci! Sì, ho già visto i 3 giorni consecutivi. Sì, lo so. Che devo finire il dungeon entro quei giorni. Perché altrimenti poi va il sole. E via. Sì, lo so. Sì.
Non ti arrendere. Oh, bene. Ah, lezione. Educazione fisica. Per la prima volta. Un campo di calcio che sembra più un deserto. Cioè, guardate la polvere, la sabbia che si muove. Così, a cacchio. Sì, giustamente è meglio non dormire sul campo. Sì, mi sembra normale. Però... Ah, vabbè, in generale. Giustamente, proprio quando si discute della legge sulla legittima difesa, arriva a questo punto di Persona 4, dove si parla dei ladri in casa. Giusto, normale. Le coincidenze, guarda. Giustamente a me, sì. Perché io sono in Giappone, quindi so. No, io qua faccio lo salvastato perché così mi paro le chiappe, lo ammetto. Cioè, mi colli in contropiede. Aspetta. Ok, quindi. Quando cacchio entrano? Mezzanotte? Andiamo. No, 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 no. Ah, no. Col cacchio. Quindi è detto di mattina. Perciò alle 12 di mattina. No. Ma scusa un attimo. Ah, quindi... Ah, ok, ok. Avevo capito male, scusate. Quindi 3 di pomeriggio. No? No, scusate. No, un secondo, perché sono curioso qua. Cioè... Sta diventando strano. Io avevo scritto qua. Però no, scusate, io giuro di aver detto prima 8. Perché non me l'ha detto prima? Vabbè, forse l'ho fatto male, non mi ricordo. Poi magari ricontrollo il video, dato che posso, dato che si salva. E vai, correre intorno alla scuola, via, 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 via. Conoscenze in aumento? Conoscenze in aumento. Oh, posso fare l'altro lavoro. Ale! Quello di traduttore, ottimo, ottimo. Quello dovrebbe essere bello. Ah, già dopo, sì, giustamente. Ok. Intanto salviamo lo stato. No, non me lo dire di nuovo, ti prego. Salva stato. Ok. Basta dirmelo, lo so! Ah! La nebbia arriverà dopo vari giorni di pioggia, devi prepararti a prendere ad agire. Sì, lo so, lo so! Sì, subito! Un secondo, devo controllare una cosa. Un attimo, devo controllare un secondo, adesso ricomincio, tranquillo.
Torniamo quindi qua. Ok, no. Andiamo direttamente tranquilli. Facciamoci il giro, va? A proposito, sono curioso. C'è ancora il tizio là sopra? L'afro? C'è ancora? Non mi dire che mi dice un altro indovinello. Ah, ok. Deve prepararselo il ragazzo, povero. La paura. Dico così e poi l'altro mi ha aperto il sedere. Le chiappe a 4. Eccoci qua. Che ne penso dei modelli in plastica? Dei modellini? Davvero? Ah. E quindi? Cosa vuoi tu? Cioè mi hai chiesto questa domanda e poi ti ho dato una risposta e ho detto ah è così? Va bene. Cosa vuoi? Perché? Che faccia poi? Oh beh. Io ancora mi ricordo di quello che non c'entrava una mazza col gioco comunque Però non c'è almeno. È sparito. Era un'anomalia e se n'è andata. Ah, prima volta che vedo il personaggio principale così. Tra l'altro, grazie alla telecamera che si è bloccata in questo modo. Questo significa forse che è qualcuno che abbiamo già visto. Forse no. Deciditi. Che mi porta qua? Sto girando. Ah, conversazione importante. No, scusa, stai abbordando, ho capito, scusami. Perdonami. Ma io disturbo lei adesso. Sì, ha ragione lei. Ah, di nascosto. Ah. Sì, qualcuno avrà già fatto 2 più 2. Sì. Perché questa preoccupazione? Eh? Ah, che anche tua madre sa. Ah, Romeo e Giulietta dei tempi nostri. Col cacchio però vabbè. Dov'è? Non mi ricordo. Dovrebbe essere da questa parte, vediamo. Ma io quasi quasi le interrogerei. Cioè, chiediamo. Oh, gossip! Tempo di origliare. Un secondo. Regina Tut. Bastone strano. Oh, calmi, eh. Ah, insegnante di storia. Tut come Tutankhamon. Ma è un idolo. Sì, già a vederla soltanto. Sì, scusate. Olè. Dimmi tu cosa vuoi. Ah, questo qui si interroga sull'omicidio, giustamente. Perché un'antenna?
Sì. Tanti dubbi ma poche risoluzioni, vabbè. Ok, ma non mi ricordo dove che devo andare. Ah, cioè pure bloccata la porta per evitare che entrino lo scocciatore. Sì, quello di recitazione va benissimo comunque come club. Sì. Il potere di questi social link è ciò che determina l'abilità del tuo persona. Ma volentieri. Volentieri. Sì. Mi sta bene. Esercizi per l'addizione, come facciamo nel corso. Sì. Sì, ci sono degli esercizi che riguardano proprio il fatto di dover allenare la lingua, anche se sono, se sono quelli che ho capito. Quindi ruotare la lingua in senso orario, antiorario, fare ad esempio anche scrivere il proprio nome con la lingua sul palato, quindi sovrascrivere ogni lettera. Poi che altro? Vabbè, ci sono anche esercizi per la mandibola, per le labbra, sì, per sciogliere tutta la parte mandibolare. Per far sì che sia il più rispondente possibile a far sì che si possa parlare bene, che si possa. Che non ci siano inceppi quando invece magari si legge o si recita. Sì, devono essere questi esercizi. O non ho capito una fava e ho fatto una digressione a cacchio. Può essere sia l'una che l'altra cosa, ma fa niente, volevo comunque spiegare. Andiamo! Ne sciogli lingua, anche questi, sì. Cioè, giustamente, voglio twister. Oh cacchio. Non mi è venuto in mente che potesse essere sciogli lingua. Vabbè, sì, anche questi facciamo comunque al corso, eh. Ovviamente sempre per allenare per l'addizione, per sciogliere la lingua, per il palato, tutto. No, il palato no. Sciogliere la mandibola, tutto quanto, sì. Perché non mi è venuto in mente? Cacchio. Si è inceppata. Questa no? Oddio, sì, occhio, eh. Occhio perché qui il cambio tra da S a D di Sick è un attimo. Ah, manco il presidente del club riesce a fare bene. Oh, uno nuovo? Inga, col cognome mi chiama, scusa. Un attimo di... di sorpresa. Sì, sono quello arrivato da poco, sì. Capisco. Benvenuto al club drammaturgico! Al club di recitazione! Io sono il presidente del club, Nagai, e questo è... doppiaggio! Un secondo di doppiaggio. Ah, secondo anno anche lei. Inizi già con i sospetti. Ma manco sono arrivato. E dai. Cioè manco entro e già una mi... chi dice solamente sei quello nuovo, eh? E l'altra sta già cercando di conquistarlo, di prenderlo nelle tue, con le tue, di tenerlo nelle tue mani, eh. Madonna. Però voce un po' odiosa, devo ammetterlo. Giustamente. Sì. Lunedì. Cacchio, lunedì, martedì e giovedì. Minchia. Quindi da studiare, per studiare ho solamente il mercoledì e il venerdì e sabato. Ah. Però cacchio. Ah, ok. Quindi posso anche saltare qualche lezione. Sì. Ok. Sì. E vai! Eh sì, giustamente. Che altro poteva migliorare il club di recitazione se non nella propria espressione? Sì. Fei! No, quello è un altro gioco.
e Maya era con A in meno. Oh, ci prova. Cioè, molto diretto tra l'altro, eh. Cioè, le lingue devono togliere anche i peli sulla lingua, mi sa, eh. Oh, e giustamente io sì, un attimo, Marco, sono arrivato e già fate piccioncini. Un secondo. Prova amichevole però, sì, dai, dai, dai. Oh, un attimo tu. Giacuno, cacchio, Marco. No, non riesco ad abituarmici, non ce la faccio. Lo so che qui siamo i troppi degli anime, vabbè, comunque le relazioni informali, eccetera, però Marco Kun non ce la faccio. Un attimo, una distorsione mentale, mamma mia. Sì, alleniamoci. E voi due in una stanza da soli, perché se no... Ah, di voce, quindi... Oh. Sì. Che è la respirazione nominale? Questo deve essere un esercizio di pronuncia o comunque sì per... Sì, penso di pronuncia o... Quindi sì, perché lo facciamo anche al corso di doppiaggio. Esercizi per le vocali. Aperte, chiuse. Inspirare per tre secondi. Un secondo di apnea piena, ovvero con tutta l'aria nello stomaco, con tutta l'aria nell'addome. Poi... liberare facendo suoni, come possono essere le vocali, possono essere anche più di una vocale, eccetera. L'opzione ARC! Sì, che non ce la fa con l'aria! No, abbiamo polmoni belli carichi. Però, a parte gli scherzi, non ha senso scegliere la risposta sbagliata. Cioè... Perché? Cioè, posso... Se ci fosse stato un minigame avrei capito, nel senso, premi il tasto qua a tempo per fare l'A correttamente. Perché non vorrebbe scegliere ARG? Ma forse sono io questo che ragiono troppo. Magari uno per fare lo scherzo ARG! Invece di fare ARG e così via. Sì, però con calma, sono arrivato qui da qualche minuto, Già mi avete accolto con piccioncini, tu che mi aggredisci, quella che dice lo stai già tenendolo per te. Un attimo, Madonna. Orgogliosa pure. Ah, inizia quel tempo. Non mi dire che mi invita fuori. Oddio. Oh. Ne ho viste tante e so dove sapere andare qua, Sono tutti via. Non c'è nessuno, adesso si chiude la porta e... Si continua ad esercitarci, che credevate voi, Birboni. Sì, sì. Sì, signora! Ok, no, normale. Ok. Questa è una minaccia. Sono contento di sapere che puoi prendere ordini. Questa è una stracacchio di minaccia. Lo so. Ti posso comandare come voglio. Destino, madonna. E beh, giustamente il club della recitazione, quindi enfasi su varie cose, giusto? Ah, già conoscenza, ok. Yumi Ozawa. Sì, che già il legame. Quindi... Eccola! Di che tipo questo? Do or die, and I am Do. Do has established a new bond. It brings thee closer to the truth. Do shall be blessed when creating personas of the Sun Arcana. Ah! L'arcana del sole! E vai, mi illumino d'immenso. Ah, dell'arcana sole, ok. Sì.
Devo essere sincero, no. Ah, grazie per il DVD. Ah, gli altri neanche ne parlano. Lei è molto devoto invece. Ah, cioè torna a casa col... Oh, già iniziamo così. Ok, vediamo se posso anche studiare. Ciao Nanako, tesoro. Tesoro. Cacchio, aspetta, scusa. Sì, un secondo. Cioè, no, domani ancora no. Però poi iniziano i giorni dell'apocalisse. Devo vedere una cosa. Quanti soldi ho? 2770. Quanti ricetti ho? Abbiamo. Ok, fatto medicine. Ok, medicine di valore, va bene, va bene. Mi sa che ho bisogno. Vabbè, fammi passare. Altre buste, così accumuliamo altri soldi. Ah, stavolta solamente 1000, vabbè. Cie! Oh! Giustamente quando si viene a sentire che ho incontrato un'altra. Ah no, vabbè, in realtà a parte di scherzi, è preoccupato per Yukiko. Da domani inizia a piovere, quindi è giusto. Immagino, cioè, la tua amica è intrappolata in un mondo parallelo dove tra 3 giorni potrebbe anche morire. Grazie al cazzo che sei preoccupata. Neurosi da tempo. Preoccupiamoci per lei. Yosuke che è sparito dalla scena per un po', eh. Oh, lezione! Con chi? Che cacchio sei tu? Tu con quel... con quelle labbra enormi che si vedono anche se chiudi gli occhi. Chi sei? Uno strano animale che gira nell'area commerciale? È un ubriacone. Te lo dico subito, è un ubriacone. No, vabbè, sarà un tipo un cinghiale. Ma quanto attuale con tutti i cinghiali che ci stanno a Roma e anche in altre parti d'Italia. Ma no. Persona 4, gioco eterno. Gioco sempre attuale. È il Simpson dei videogiochi. Sì, certo, certo, certo. Madonna. E primi ladri, adesso gli animali che conoscono più il valore dei soldi. Ma basta. No, guarda, lo sappiamo già. Tranquilla che lo sappiamo. Soprattutto quando dobbiamo prendere degli oggetti per andare in dungeon misteriosi che rompono anche le balle. Sappiamo bene il valore dei soldi, tranquilla. Sì, sì, sì. Sì, ma la faccia da Emmet, scusate. Cioè, guardatela, sta dondolando da una parte all'altra con uno sguardo fisso, solamente sbatte le palpebre ogni tot. Guardatela. È inquietante. Dondola. Non è come altri che ad esempio almeno c'era l'insegnante di storia con il bastone egizio in mano. Qualcosa di più. Questa dondola. Questa tra un po' cade perché sviene, non ce la fa. Io sono preoccupato per lei, professoressa. Si faccia visitare. Abbiamo l'infermeria qua. La prego. Ah, di matematica. È di matematica lei? Numeri interi. È di matematica allora.
Ah, suggerisco a Cile? Un numero, vabbè, dai, cioè. Un numero amichevole. Tanto salviamo comunque. Un numero amichevole. Un numero perfetto. La somma dei suoi divisori. Ah, vabbè, amichevole, giustamente, no? Il primo è 6, poi 28, poi direttamente 496, poi 8128. Dovrebbe essere dispari? Scusate un attimo. Sì, dispari, sì, mi ricordavo bene questo. Poi, aspetta un attimo che devo mettere al posto tutto quanto. Voilà! Ah, finalmente! Va, è un po' più vicino a CIE. Che mi dice tempo di mangiare. Che succederà? Oddio, è glitch. Glitch. Hey. Oh cacchio. Certo che vengo, sì. Ah. Ah, ok. No, vabbè, per oggi passiamo un po' di tempo con lei, va? Poi con Cia. Ah, vabbè, sì. Ah, quello sì. Ah, questo sì. Ok. Madonna, i glitch però. Il pavimento che se ne va a cacchio. Ah, neanche vediamo. Ok. Sì. Rieccoci nel club della recitazione. Via via. Ah, tutti quanti con un qualcosa da recitare, giusto? O saranno altri show di lingua? Ah, no, esercizi nuovi di recitazione. Ottimo. Vediamo. Tante emozioni. E via l'espressione in maniera significativa. Oh, bene, bene, bene. Prova su strada. Strada. Ok. Ok. Allora, un attimo. Perché voglio fare le cose come si deve. Mi chiederà di sicuro l'ordine, roba di questo tipo. Cosa mi fa impazzire non è la luce della luna, né il mare dorato, ma semplicemente il bagliore dei tuoi occhi. Sarà, sì, il tricolo non mi ricordo cosa significa, dovrebbe essere bagliore però vedendo il contesto. Oh, vabbè, sì. Ok. Uè. E Yumi. Con un po' di Gurren Lagann, una metà di Gurren Lagann è qua. Ok.
Sì. Sì, era comunque un qualcosa di ordine. Pensavo che c'erano più frasi, però. Sì. È solo questo? Oh, Maya! Oh, madonna! Vai! L'ha fatta tutta! Mizzica! 70 ventesimata ad avere lacrime. Wow! No, a parte gli scherzi, mi sa che lei è proprio dentro la recitazione. Lei è diventata il personaggio. Sì. Una gelosa, anzi una gelosa, fa paura. Oddio, ho appena notato, siamo in due ragazzi. Io e il presidente. Tutte le altre sono ragazze. Waifu ovunque! Tanto è Yumi, quella selezionata del gruppo, ho già capito. Cioè, le altre non hanno voce, lei ha tanto di ritratto. Eccola, infatti. Un secondo. Un secondo che c'è una discussione in corso. Questo dato che ci sono. Eh sì, perché ho controllato poi anche significa gocciolio. Tricolo intendo. Ok. Ah, pure arrogante. Se qualcuno pensa di essere migliore di me, si faccia pure avanti. Mamma mia. Tutti quanti e muti. Stiamo scherzando, questo è un attacco. Mizzica! Un po' pesante lei, eh. Molto diretta. Vai avanti, sfida diretta. Sì. Chissà come mai me l'aspettavo, guarda. Sì. Sì. Ah, il marito proprio. Sì, sì. Vero? Mizzica Yumi. Cacchio Yumi.
Non ha bisogno delle luci del palco, non ha bisogno dei costumi, ha bisogno solamente di un ruolo da recitare, mamma mia. Ho capito perché. Perché non gli piace essere lei, ho già capito. Ecco qua, una persona che cerca di scappare dalla sua vita, grazie alla recitazione. Poi vediamo se scopriamo anche il perché vogliamo scappare dal... perché lei vuole scappare. Un attimo. Sì. Però mi ricordo delle tue parole, sappila. E vai, livello 2 quindi. Sì. Ok. Tesoro, ogni volta, ma tanto me ne frego. Aia, quindi... sì, un secondo, perché questo significa che... Allora, facciamo una cosa. Il 27 non ho il corso, quindi possiamo andare a prendere qualcos'altro da quelle parti. Sì. Invece, giovedì andiamo. Giovedì andiamo. Rob Peppe, che cacchio è? Intanto sediamo un po'. Rob? Ma non dovevo spoilerarsi, persona 4. Sarà Cia che è preoccupata. No, Yosuke, che non si è fatto vedere per 2 giorni, tra l'altro. No. Domani voglio fare altro, voglio... comprare un po' di... Mamma mia, che balle. Olè. Certo. E me lo fa fare pure. Che ragazzo impegnato questo. Vado di nuovo con il dizionario. 2 volte. Dimmi anche. Primo giorno di pioggia. Oh cacchio, il silenzio. In città. Effettivamente posso girare così anche. Con tutto che c'è la pioggia. Ho un ombrello, vero? Ah, ok, sì. Allora, ok. Quindi, no. Quanti soldi ho? 3770. Giovedì dungeononi. E dopo i giovedì piselloni, i giovedì dungeononi. Quando piove nella realtà piove anche nelle offerte. No vabbè, il ragionamento ha senso. Se non mette delle offerte la gente non si ferma con la pioggia. Oh, quindi... aspetta. No. Ne ho 3. Un altro.
Sì. No, scusa. No. Ok, uno. Mi preparo già per le prossime volte, quindi ne ho tre, non ho alcun bisogno. Ne prendo un'altra. Ok. Ne ho quattro, prendiamone un'altra, dai. E via. È bello vedere la chat così viva questa volta, eh? Questo rumore quando si torna indietro nei menu. Oh. 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 Non... sembra cose strane, diciamo così. Prendiamo il lavoretto da traduttore, che è migliore. Traduttore, traduttore, traduttore. Sì. Ok. Dime, stai calmo. Meglio prendere le cose con calma, altrimenti diventi Sonic. Sì, l'ho buttata un po' così. Sì, quello è l'anti-flood, come dice anche War, nel senso di evitare che ci siano troppi messaggi in poco tempo. Sì. Magari fosse come Kid Icarus qua. Quarta parete che non esiste, devastata, bruciata, fatta esplodere, brillare. È tanto divertimento. Ok, quindi abbiamo fatto la spesa, devi andare a casa. Tanto. Casa, dolce casa. Ecco, adesso Rob inizia con il wow. Kek. Rip. Np. Sì, sì, a casa. Non lo dico. Ok. Prima di tutto salviamo lo stato. Ok. Via. Lavoriamo. Se mi facesse sedere. Vabbè, cioè. Oh, ecco qua. Sì. Traduttore. Ma no. Hanno aumentato l'espressione. L'espressività. Oh, eloquente, perfetto. Upgrade. Sì, penso che dovrebbe andare bene. No. Che balle.
E siamo al secondo giorno. E oggi si fa, cacchio se si fa. Mi dispiace, Yumi, ma devo desistere. C'è qualcuno che ha bisogno di me. E oggi è il giorno. Oggi è il giorno. Di nuovo il glitch. Glitch. Marco Kun. Mannaggia, non ce la faccio. Purtroppo no. Decidi più tardi. Ok, salviamo lo stato. E lo stato dove? No, è qua, è qua, è qua. Lo stato è qua. Spero che roba apprezzi. Ok. Sì. Si va adesso. E vai la musica di Junes. No, no, no. Si entra. Si entra. Let's go. Oddio, la corrispondente di New Los Angeles. Yeah, yeah. Piangere. E lo stato? Dov'è lo stato? Contento? Sì, ma perché me lo chiedi sempre ogni volta? Cacchio, come l'avviso di dovermi preparare ai giorni di pioggia, mamma mia. Buona fortuna, sì. Un secondo. Un secondo e poi iniziamo, eh. Un attimo.
Ok, ci sono. Beh, vabbè, sì, mi dovrebbe far entrare al piano 7 perché... Perché sei buono, vero? Dimmi di sì. Dimmi di sì, ti prego. Maronna. Mi avete messo paura adesso che non partirò dal piano 7. Dimmi che partiamo dal piano 7. Dimmi che partiamo da lì, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Non voglio rifare il labirinto là del cacchio. Che poi non era manco labirinto, era un mandarte a cacchio. Salvare lo stato. È lo stato. Dov'è lo stato? Dov'è? Ok. Ok. Sì, Rob, la versione scrausa di yeah, yeah. Nick Xenoblade, la versione scrausa. Che prova ad essere truzza, ma non ha quel sawanismo che le dà personalità. È un miscuglio di suoni che non risulta gradevole, invece gli eccetera. Dang che mostra i cambi negativi di Persona 5 rispetto agli altri due. Ah, pure qua, vabbè, ok. Ok. Ti prego. Sì, dal settimo piano. E vai, e vai, e vai. Yeah, non ce la faccio. Ok. Oh cacchio, quindi adesso Rob vedrà anche i dungeon. Ah. Rob, benvenuto nei dungeon in Persona 4. Divertiti. Sì. Non mi ricordo. Ah, giusto, qui non c'era niente. No! Ma perché? Ma perché? Strumenti di cucina? Un tavolo? No, 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 no! Cioè, non posso morire già così! Chi pensano di essere questa frase da Gurren Lagann, eh? Un'altra! Un tavolo con degli attrezzi da cucina che... levitano... è una maschera. Un tavolo con quelle che sono zampe, non piedi. Che cacchio è? Proviamo allora. Proviamo intanto. Ah, proprio blocco. Ah, l'avevo iniziato Rob, sì, non mi ricordavo, scusa. Vediamo se il ghiaccio fa qualcosa. Sì, ma non è possibile che blocchi sempre. Madonna. Dungeon Scrousing. Ah, ecco, vedi, allora come pensavo io, che il problema è proprio... sono proprio gli hitbox del gioco. Allora avevo ragione io. Si vede anche quando si cerca di andare da qualche parte, o anche quando si vuole parlare. Non è facile neanche cercare di rivolgere la parola ad altri. Perché? Oh, io lo scapperei. Intanto, comunque sia, ci ridiamo un po' di vita. Hey,
No, in zona anche no. Proviamo Agi. No, sempre blocco. Madonna. Sì, 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 subito. Mi pata? Tutti fatti. Senza problemi. Oh, buono. Buono, buono. Almeno qualcosa abbiamo ottenuto dopo questo massacro. No. Aspetta. Ok. Quindi. Madonna, ogni volta. Ogni volta. Almeno sono nel bilancio, ok. Va bene, va bene. Cacchio, sono... Almeno sono le bilance, buono. Garo dovrebbe fare qualcosa, perché non è né di ghiaccio né fuoco. No! Attacco normale. Ok. Allora, in realtà dovrei cambiare, perché... Sì, i pixie, perché mi devo... rinforzare. Quindi proviamo con questo. Ottimo, alleluia. Via. E uno è andato, ok. Ok, quindi visto che ho poco, possiamo sfruttare finalmente la mia medicina. Sì. Oh cacchio! No! Madonna! Oh, perfetto! Ehi, critico! Due critici! Wow! E vai, sono anche aumentato di livello almeno. Oh! E Pixie è aumentata! E anche Jiraiya! Ok, quindi... il giusto miscuglio tra... giusto, sì. Quanto ne ho di... no. Madonna, dime! Sta andando...
a pieno ritmo contro Persona 4. Oh no. Sì, mi avvicino a me. Via. Andiamo. Giusto per vedere. Aspetta. Quasi quasi mi sa che mi conviene. Poteva essere facile, ma no. Ma no. Oh, e una volta. Oh, giustamente sono. Oh, cacchio. Non mi piace. Non mi piace affatto. Non mi piace affatto, allora. Sì, proviamo. Oh, meno male. Tocco, ma no. Non so cosa faccia, però meno male. Ok, buono. No, 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 no. Meno male. Ok, e noi ce lo siamo tolti, via! Oddio, ho paura che questo vada. Oh cacchio, Ah, ma io ce li ho! Aspetta! Aspetta. Qual è? Qual è? Fornus, forse? No! Ho scelto comunque. Vabbè. Vabbè, comunque sia. No! Cacchio. Vai via tu. Ok, buono. No, 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 male. Ciao. No. Troppa madonna. Ok. Allora, un attimo. Devo ricordarmi qual è. Qual è la persona che... Madonna, non mi ricordo. Oh, ecco qua. Subito. Evitalo, evitalo, evitalo. Buonissimo. Via. Un altro? No, 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 no. Questo no, 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 non posso. Maledizione. Sì, via, correre, via, 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 via. Maledizione, maledetto. Tutta sta fatica e poi non posso. No, no. Stanze vuote. Stanze vuote perché sì. Tu non ti avvicinare.
Me ne frego di quello che sta. Dovremmo essere vicini alla scala finale, penso. Spero. Che c'è avanti? Porta. Quindi penso che qui però ci sia la scala. Scala! Scala, 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 scala. Sì. Ottavo piano, ci siamo. Ecco. Giustamente fa salvare. Salviamo anche noi. Lo stato. Ok. È il momento. Controlliamo tutto quanto. Ok. Oggetti. Quasi quasi. Ah, no, ne ho soltanto uno. No, vabbè. Sono abbastanza per adesso. È lei, è lei, è lei. Sì. Molta paura. Abbiamo quella oscura e abbiamo quella normale. Finalmente l'abbiamo trovata. Bello sentire come l'effetto distorsivo della voce sia stato completamente dimenticato all'inizio. Stai considerando Teddy anche un principe? O lo consideri come giullare? No, perché altrimenti consideri C un principe. No, siamo quelli insieme che sono venuti ad aprirti il culo. Tu calma. Sì. No, Teddy, tu calmo, ti prego. Calmo. Ah, vedi, vedo che se lo chiede anche Cie. Se lo chiedono anche loro. Ho anticipato il gioco, guarda un po'. Ah, ha già fatto. Oh, cacchio. Visto che le godenne dire che è la parte seria. Oh, giusto. Perché la protegge sempre. Cacchio, sì. Infatti. She is a strong prince. Or at least she was. Was? When it comes down to it, she is just not good enough. She can't take me away from here. She can't save me. Ma siamo venuti apposta. Yukiko? Come l'ha detto? Yukiko? Cioè, non è che stai parlando con una persona che ha tenuto prigioniera la tua migliore amica. No, 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 una cosa così formale. Come se fosse una sitcom. Yukiko? E poi partono le risate, no? Yukiko? Adesso dirà non è vero, tu non sei me, via dicendo. Ho letto dell'attacco stronzo, War, ok. Farò come dici tu. Come sta? Cioè, come sembra in non difesa semplice?
Eccala. Qualcuno che l'avvisi, per favore, grazie. Mizzica, come ho detto. Ammazzo. Molto... molto verbale. Calmati. Calma. Poi dite a me, no? E adesso dia, non è vero. Qualcuno che l'avvisi, grazie. Avvisatela. Tanto lo dirà comunque. Prepariamoci all'inevitabile. Ok, se dici così, sembra un'altra cosa, eh? Ti avviso. Ok. Un uccello con il cuore sul petto. Un uccello enorme. Su un candelabro con un cuore sul petto, come petto. E con i capelli di Yukiko e forse anche la faccia però in rosso. Inquietudine, eccomi. E beh. Questo è il primo posto serio però. Ah, piume che volano dall'alto. Sì. Allora, proviamo. Allora, che persona ho? Allora, prendiamo il nostro caro amico Izanagi. Vediamo zio che gli fa. Zio. Lo dice anche lui, zio. Niente, proprio niente. No? Facciamo la prova un po' delle skill. Vento? Forse vento, perché destabilizza il candelabro, vediamo. Spera anche un uccello, quindi. Però un po' più di danno l'ha fatto. Vediamo Bufu. Perché c'è il fuoco, quindi magari. Ho paura. Aghi. Cacchio. Ok. Quindi abbiamo provato anche Aki, Bufu. Quanto potremmo provare? Non via, no? Adesso anche zio. Formioska! Bufu. No, ovviamente Aki no. Cacchio, però mi sa che non ho il persona con la debolezza sua, maledizione. Allora, quindi dobbiamo ricorrere ad attacchi fisici. Attacchi fisici! Anzi, non giusto. Ok. Mio. Ciao Rob, notte.
No, devo ricaricare un attimo la vita. Ok, a posto. Buono, attacchi fisici allora. Evoca? No, sti rompiballe, no. Mannaggia. Ma io me ne frego, intanto attacco lei. Anche perché ho l'attacco più forte, quindi... Oh, 76, perfetto. Invece noi attacchiamo sto sgorbio. Cacchio, lo scorpio! Lo scorpio. Che scorpio. Ok, te lo caga. E allora subito. Quanto cacchio ha tolto? Subito. Ok. Dia. Che significa gli... No! Perché? Maledizione. Voglio provare magari se zio fa qualcosa a questo stronzo. Notte di me. No, niente. Maledizione. Magari Bufu. Oh, Bufu. Tutti con Bufu, ragazzi. Ottimo. Ok. Quale persona che ha Bufu? Prima ce lo togliamo, prima meglio. Formus è buffo, no? Sì. Ottimo. No, so di lui. Ancora a metà però, mamma mia. Che rompiballe. Voce del terrore, no. No, la paura, no. E che fa? No! A me lo devo. Un attimo di nuovo qua. Perché sì? Bufu. Oddio, attaccaci, Madonna, di nuovo. No!
No! Oddio, serve anche a lui, però vabbè, tanto ho gli oggetti, quindi... Ah, sai che c'è? È arrivato il momento di sfruttare... Ecco, c'è qua. Questo? Sì. Madonna! Quanto fa? Io sono in guardia, sì. Ottimo! Ha ancora la resistenza, quindi il 3 turni c'era. Cioè... Ok, allora a questo punto concentriamoci sulla nota qua. Via! Però rinforziamo anche... C. Ok, ho paura dell'attacco doppio. No, non di nuovo, no. Oh, beh. Ah, almeno la resistenza. Va bene, tanto adesso ci pensiamo noi. Buffo. Ottimo. Sì, vai. Come? Ah, giusto, ecco qui il follow up, giusto. L'ha fatto vedere, vabbè. Okay. Sì. Oh, ottimo, confuso. Madonna. Ultimo che posso utilizzare, mamma mia. Ok, 60. Sì. Oh cacchio, no, non posso più. No. E là. Andiamo. Ale. Ok. Bello. Carica. Allora, facciamo, dobbiamo fare, madonna, no, tutto di nuovo qua, vabbè, facciamo una cosa, intanto salviamo anche, veramente, salvare. Sarà un modo per fare anche tutto qua, per saltare qua, no? Ditemi di sì. No, tutto quanto di nuovo, no. Vabbè, io faccio altro nel frattempo, eh. Scusate però.
Andiamo! Allora, facciamo una cosa, salviamo anche lo stato qui, perché non voglio risolvermi tutta la parte iniziale, salva stato, via. Ok, subito con gli attacchi... Aspetta. Izanagi, subito con gli attacchi fisici. Aspetta. Ah, anzi no. Adesso attacchi fisici. No, no. Che balle. Non mancare anche questo, eh. Oh! Cacchio, Lady! Madonna! Quindi, focus significa cacchio, attacco sopra. Allora, facciamo una cosa. Intanto, subito. Ok, buona. Subito via. E tra l'altro la mettiamo in posizione di difesa, perché altrimenti è la fine. No, chiama il principe. Ok, 83. Sì. E adesso subito, buffo al cretino qua, immediatamente, via, 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 via. Ok. Sì. Madonna! A me non ha più l'attacco supremo, mamma mia, che cosa ha fatto prima? Mamma mia! Ok, 89 al posto. Io utilizzerei... Sì. Ok, fa niente, questo è stato... la cosa migliore che potesse capitarmi. No, 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 no. A lei.
Sì. No, ogni volta. No, ho sbagliato. Adesso agi. No. Quale persona che toglie pezzi? Sì. Pezzi. No, a lei. Ok. No! Madonna! Massacro! Tanto prendono subito però. Madonna! Così non si può però, eh. L'ultimo che posso utilizzare. Ok, almeno siamo. No. No, non è forte. E Zanagi. Sì. Sì. Non lui, lei. Ok. What? Are you? That's not how it's supposed to work. You. No. She jumped hurt. Someone help her. Eccola. Ecco l'attacco finale. Sì, fa. Che persona? No. Izanagi. Subito. Stavolta vado in attacco normale. E che cacchio, subito, ogni volta. Mamma mia che palle. Subito. Ok.
Adesso prende, arriva il principe, ok. Allora, la cosa da fare adesso, mi hanno consigliato, aumentare la difesa di qualcuno. Io l'aumento di lui, perché lui mi dà anche la possibilità di aumentare la salute degli altri, quindi sì. A tal proposito, aumentiamo... No. Ho aumentato, quindi posso anche andare. Via! Ok. Me ne frego, è abbastanza avanti. Ok, ok. A me subito. Ok. Utilizziamo la medicina per tutti. Turno interlocutore questo. Buono! Oh cacchio, Cie! Cie quei miracoli! Cie miracoli! Visto che il primo va sempre... non va mai. Adesso invece sì. Cacchio. Vabbè, fa niente. Ok. Allora, adesso possiamo fare. Okay. Diamo la protezione anche a Cie. Aia. Aia, 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 aia. Fa niente, non fare troppo. Ok. Non è ancora il momento per me. Quindi io... Di nuovo. Ok. Adesso sì invece. Sì. Adesso ci invece utilizza l'altro. Sperando che passi per lei. Ok, va bene.
Fa niente. Meglio così. No, che cacchio, no. No. Vabbè, sfruttiamo. Cerchiamo di sfruttare. Ah, ancora la protezione. Okay. Buono. L'ha evitato. Ah, proprio adesso. Cosa dovevi fare qua? Ecco. No, vabbè. Non male, però. Izanagi? Come prima. Ok, a posto. Tanto non ho più. Non ce ne ho. Non ne ho più. Attacco fortissimo allora a questo punto, perché da tanto non ce la farò mai. Però se riusciamo. Ah, un altro turno mi sembra, no? Sì, forse. Oh cacchio. No, è finito. Madonna, c'ero quasi. Ci siamo quasi, quindi ultima possibilità, tanto ce la faccio. C'ero quasi. Now. Hang in there, Yukiko. Allora, ce l'avevamo così fatta, perciò facciamo una cosa come si deve, no? Izanagi. Via. Che facciamo? Perché comunque siamo abbastanza alti, perciò in difesa. Lei invece può andare già. Ok.
E visto che dobbiamo comunque rimpazzare le persone, come prima. E stava andando bene, perciò. Difesa sopra. Sì. A me. Vediamo se con Buffo riesco a magari a metterlo un attimino a confonderlo. Ok. Attacco in più. No, niente, comunque poi si rialza e via Rama, e quindi saluta lei. E anche contro C. Ok, quindi ok, ancora ce l'ha. Ok. No. Stavolta andiamo all'attacco. All'attacco! No! Controllo, vabbè. Oh, buono. Allora, subito. No. Adesso sì. A tutti. Ogni cacchio di lotta. Oddio. Vabbè, per fortuna però ho tutti quanti. Vediamo se ce la facciamo. Solo C muore. Vabbè, chi se ne frega sinceramente. No. Penso di potercela fare anche senza il sovrastato, dai. Ok. Riportiamo le vita. Sì, di nuovo il turno di... per... risistemarci, va? E di nuovo la medicina. Per tutti. Cacchio, due volte! Perché? Ma è stronzo però, che cacchio. Cosa? Non c'è uno che muore perché...
Madonna. Ma non vale però, cioè. Now, Prince. Hang in there, Yukiko. I'm right here for you. Oh, really? Cambio strategia un attimo. Perché tanto c'è sempre lì a fare attacchi, quindi. Persona. Izanagi. Sì. A lei. Perché non l'ho visto prima? Posso anche attaccare, giusto? Perché non dovrebbe schivarlo. Se non sbaglio, ogni volta che facevo la cosa, vediamo. No, ogni volta la prima la schiva sempre. Mannaggia. Ok, e adesso voglio vedere però. Cacchio, cacchio, adesso che le diminuisco anche. Oddio mio. Ah, no, 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 no. Vabbè, Arrakund. Ok. Ottimo. Però intanto devo anche fare. Subito. Subito, subito. No. Uffa, allora dia. Me ne frego, voglio provare che succede combinando l'attacco forte con la difesa debole. Me ne frego. Ok. Medicina per tutti. Via. No, critico no. Pure. No! Vado di nuovo, ho letto male. Maledizione. Ok.
Ultima volta. Però l'idea è buona di dare a Cie l'attacco. Quindi subito. Anzi no, ogni volta è che... Izanagi. Allora, vediamo. Sì. No, 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 no. Prima facciamo l'attacco. Dici, Poi diveniamo la difesa di quella là. Perfetto. Ora, che cosa potremmo utilizzare qua? Perché... Ah, giusto. Quindi... No. Ok. Sì. Adesso diviniamo qua. Ok. Attacchiamo perché tanto se non sbaglio poi qua invoca il principe. Ok. Perché adesso farò l'attacco super. Via. Eccola. Sì, lo faccio io stavolta. Sì. Ah, ancora un effetto, ok, sì. Ah, perché mi aveva sbagliato la poco. Ok, quindi, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Allora, aspetta, perché... Allora utilizzo l'oggetto per riportare un attimino la salute su, no? Adesso ho aumentato anche l'attacco di lui, quindi all'attacco! No! Ogni volta! Ogni santissima volta! Maledizione! No! Meno male. Bravissima Cie, fenomeno Cie.
fare cacchiato tu? No! No! Perché ogni volta? Tanto so che succede qua. Ricomincio. Ma non è possibile. Io ci provo. Ecco appunto. Secondo. Ok, perfetto. Arriva il principe. Yosuke barely has any health.
sì, dai. No! Colpirla. Ok. Adesso le dà nuova energia, maledizione. Ok, perfetto. Ok, adesso come oggetto per tutti. Madonna. Dato che ci siamo tanto. Di nuovo, una medicina per tutti. No. Pixie. Che questo è il turno in cui fa l'attacco super. No. Maledizione. No, rifaccio. Ultima volta però. Perché proprio non ho più voglia, proprio. È passata. Sta passando. Now, Prince.
Forza! Allora, prima di tutto, andiamo. La strategia di prima, Izanagi. Ok, perfetto. No, lei ce l'ha anche alto. A me. Ma sì, aumentiamo anche a lui, subito, subito, subito. Così ne ho due, perfetto. E adesso ti diminuisco. Difesa giù, vai. Ma che cacchio! No? Non è possibile però. Oggetto subito per Yosuke. E mo deve andare però, eh. Ok, quindi chiamare il principe, ok, perfetto. Ok, via. Perfetto. Via. Seguiamo il consiglio di Deng, via. Quasi quasi attacco direttamente lui, no? Voglio vedere quanto ti tolgo. Oh, perfetto! Perfetto, perfetto, perfetto. E lui è confuso ancora, buono. Ottimo. E però questo significa che adesso ci sarà il macello. Quindi medicina di valore a tutti. Ok. Un po' di vita. Farei di nuovo buffo al principe io, eh? Non ha niente, buffo, 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 buffo! Sì.
attimo. Subito. Aia. Mi sa che non ce la faccio. Che cacchio. Ultimo, ultimo, va. No, troppo, troppo, scusate, troppo. Ogni volta persona in zanaghi. Non mancare stavolta però, eh. Ti prego. Madonna! Non è possibile. Madonna! Che cacchio. Tanto non mi attacca. Esatto. Di valore. Non si aspettava. Ma to! Io lo so fin troppo bene. Dove che ci penso, scusate. Non è ancora sotto metà, ok, perfetto. Medicina, subito. Sensei? Someone heal him!
lo so. Pure, andare tanto ormai. Cioè non è possibile, cacchiarola. Vabbè, basta così. Ci proverò nei prossimi giorni, se vi riesco domani, però madonna, mi dispiace, scusatemi per tutte le volte che ho provato. Vedrò qualche strategia anche, non lo so. Alla prossima!